Qual è la nostra modalità di vivere con gli altri e nel mondo in questo momento? Spesso è dominata dalle passioni tristi, e quindi la paura innanzitutto, la minaccia, e poi il sentirsi vittima, la rabbia, il rancore, e tutto ciò che viene dall'esterno, l'altro, o la stessa natura nel momento in cui ci sembra non seguire più i ritmi naturali delle stagioni, delle temperature. E viene vissuta come qualcosa di minaccioso. E quindi, anche quando ci poniamo nei confronti dei problemi posti dall'ecologia e dalla considerazione della terra, lo viviamo nel segno della paura, della minaccia e della rinuncia. Oppure con, delle tabelle che ci presentano dei dati oggettivi. Beh, non ci sono solo queste dimensioni di minaccia, di preoccupazione, o di colpa per delle modalità di vita che non sono giuste, egualitarie, funzionali, ma possiamo anche fare leva su degli aspetti positivi, cioè immaginare che un altro stile di vita sia più desiderabile, ci faccia stare meglio, che la salute delle persone, la salute della società, la salute dell'ambiente siano tre cose che vanno insieme. E non come il sacrificio di chi deve fare sport per forza o fare una dieta, ma come chi vivendo una vita più sana e mangiando meglio, alla fine è più felice e vive una vita più piacevole.